Ben ritornati finalmente in questo nuovissimo episodio di Minecraftita. Ci siamo finalmente, ragazzi, è ritornato Minecraftita. Lo so che siete contenti, birbantelli, eh? Lo so che siete contenti. Sparo. Io sparo frecce a caso, tanto c'ho infiniti. Allora, ragazzi, avrete sicuramente visto il video di ieri dove avevo trovato Silk Touch. Dove avevo trovato Silk Touch sul piccone incantato di ferro. Ho trovato Silk Touch, ragazzi. E ovviamente sto trovando. Prima cercavo fortuna, adesso ne sto trovando mille di fortuna. Cercavo Silk Touch, adesso ne sto trovando mille. È ovvio, ragazzi. Cioè, Minecraftita mi trolla così, eh. Scusa, mi ho sbagliato. Allora, ecco, qui c'è fortuna 3 perché combinando fortuna 2 con fortuna 1 è venuto fuori fortuna 3. Ragazzi, non riesco. Ok, sta su adesso. Bene, ragazzi, adesso ci siamo. Cosa andremo a fare oggi? Beh, prima di tutto, voglio fare una cosa, ragazzi, perché ve l'avevo già detto nel mio video di qualche ora fa, che ho trovato una cosa di Herobrine. Cioè, molto probabilmente qui c'è Herobrine qua nel nostro mondo, perché, ragazzi, allora, non mi ricordo bene dov'era, benissimo. Una caverna, una grotta quella là. Dov'è? È qua? No. Non mi ricordo benissimo dov'è. Però era tipo da qualche parte qui. Non era questa qua, vero? Non era questa qui. Sì, era questa, ragazzi. Vedete qui? Qua, Herobrine. C'è scritto. E qui c'è un libro con la penna. Guardate, ci sono delle scritte in inglese, ma io non capisco, eh. Cioè, c'è scritto questo, cioè io non capisco. I see that not me have. Now you fight me. Ha 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 ha. This is my world. I will remove you. Ha ha ha. Herobrine. Cioè, ragazzi, io ho paura di queste cose. Io lo lascio qui, non si sa mai se Herobrine voglia rivenire a prenderselo. Non si sa mai, ragazzi. Ma qua, comunque, qui, secondo me c'è stato Herobrine. Poi, un'altra cosa ho trovato di Herobrine, che penso sia stata di Herobrine, che vi ho spoilerato, ma, però, io vorrei farvela vedere. Anche se ve l'ho già spoilerata, quindi. Nel prossimo episodio, ragazzi, ci sarà una. Cioè, il prossimo episodio sarà una live dove andremo in miniera con un mio amico. Poi la live ancora dopo sarà quando esploreremo la magione ancora con il mio amico, ok? Quindi esploreremo la magione. Ah, e poi tra l'altro mi sono fatto l'armatura in diamante, guardate quanto sono bellino. E se non mi sbaglio era tipo di qua, di qui. Sì, era qui, tipo qua. Aspettate, scusatemi se. Dov'era? Era qua da qualche parte, ve lo giuro, era qui tipo. Scusate, devo volare, devo mettermi in creative per volare perché non mi ricordo dov'era. Dov'era? Era tipo qua da qualche parte. Dov'è? Sì, io mi ricordo che era qui. Era con le vicinanze. C'era tipo un coso di cobblestone, un quadrato di cobblestone, con al centro un pezzo di lava con il vetro. Cioè, era incredibile. Mi sono spaventato tantissimo.
dai. Comunque di questo ne parleremo nel prossimo episodio di Robrine. Quindi, allora, qua vediamo qui. Tutto a posto? Sì, dai. Poi ho fatto delle piccolissime modifiche alla farm di patate cotte. Praticamente, guardate qua, è già tutto pronto qui. Ho messo il pulsante così. E adesso tutto si sta cuocendo qui, eh. Qua tutte le patate si stanno cuocendo qui. Ah, guardate qui. Poi le altre resteranno lì. Poi dopo devo andare lì dentro con la zappa. E poi dopo devo anche ripiantare le patate. Comunque, ragazzi, per parlare dell'Ender Dragon ci andremo, se non mi sbaglio, nell'episodio boh, uccidere l'Ender Dragon nell'episodio 30, boh, o qualcosa così del genere. Poi nell'episodio 35 andremo ad esplorare il Void. Ma sì, dai, ci può stare. Episodio 30 uccideremo l'Ender Dragon, ragazzi, perché siamo già full diamante qua. Cioè, che bella armatura qua. Certi pezzi dell'armatura hanno pure spine. Hanno pure thorns. C'hanno pure thorns. Allora, andremo a fare un girettino anche nel Nether, perché da un po' che non ci vado qui. Nel Nether. Quindi qui. Ah, ce l'ho però. No, non ce l'ho nell'inventario. Ma tu che ci fai, mucchina? Beh, uccidiamola, tanto. Ok. Mi sono dimenticato il piccone con fortuna. Ci vediamo dopo quando l'ho preso. Ok, eccomi ragazzi, ho preso il piccone con fortuna. Con fortuna 3, ovviamente. E ieri ho trovato anche looting 2 sulla spada, ragazzi, quindi. GG. Ok, allora. Subito? Subito? No, 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 così non va bene, così non va bene. Uccidilo! Guarda cosa mi ha fatto. Mi ha rimosso le mie povere porte. Cosa gli hanno fatto di male le mie poverissime porte? Pure storte le ho messe. Ecco. Non riesco più a mettere una porta, aiuto. Raccolgo un pochino di quarzo con voi, ragazzi, per cortesia. E andremo anche a raccogliere della glowstone. Allora, prendiamo la glowstone. Sono un cretino, non ho preso il piccone con Silk Touch, però c'ho quello con fortuna, quindi spacchiamolo con quello con fortuna. Queste la glowstone, che ci servirà molto la glowstone, quindi prendiamola. Guardate come sfracello anche la netherrack. Vabbè, un pochino di quarzettino per me, però magari, non so, sapete. Non ho chiesto tanto, un filino di quarzo. Tra l'altro là cosa c'è? Una fortezza? Sì, ragazzi, mi sa che è una fortezza quella, eh. Ci sono pure le Netherwort lì. Vabbè, ci andremo poi. Che dire, ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Condividete su Facebook, scusatemi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche. Con la benessere è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!